C'è davvero del tenero tra Chiara Ferragni e Tony F? Al momento non è. Ciò che invece è certo è che i due si stanno frequentando. Ciò che invece è certo è che i due si stanno frequentando. Uno smacco, una ripicca verso Fedez. In questi giorni molti se lo stanno chiedendo perché tra il rapper romano e l'ex marito di Ferragni non scorre l'ultimo screzio tra i due è riconducibile alla proposta di collaborazione che Fedez avrebbe avanzato al fondatore della Dark Polo Gang senza però trovare disponibilità dall'altra parte. Questo avrebbe suscitato delle tensioni che si sono poi trasformate in frecciate social e non solo. Ecco che poi Chiara ha iniziato a condividere storie con le canzoni del rivale dell'ex. Poi una foto in cui indossava la maglietta, oppure una uguale: di un mix di indizi che hanno iniziato a far sospettare che forse qualcosa tra i due davvero ci sia. Chiara indossava un paio di stivali bianchi a completare un look total denim. Lui una maglietta a mezze maniche e un paio di jeans. Chissà se si trattava di una semplice uscita in mamma. A rendere particolarmente interessante il servizio del magazine sono gli ospiti con i quali di due sono usciti. Tutta la cerchia di amici dichiara che Fedez non digerì. A rendere particolarmente interessante il servizio del magazine sono gli ospiti con i quali di due sono usciti. Tutta la cerchia di amici dichiara che Fedez non digerì il gruppo visto anche come un cerchio magico contro cui Federico Lucia si è spesso scagliato, comprende, oltre che Valentina Ferragni e la madre Marina Di Guardo che però non erano il gruppo, visto anche come un cerchio magico contro cui Federico Lucia si è spesso scagliato, comprende, oltre che valent tutti amici fraterni dell'imprenditore. non si tratta, invece, di una semplice amicizia il rapporto che si è creato tra Fedez e lui tra le altre cose L'ha anche portata da Carlo Cracco, il ristorante milanese dove da anni cenava in compagnia di... Lì i due avevano festeggiato San Valentino solo.